il knockout ha mietuto un'altra vittima. Ahimè sì. Vincenzo Mabboni, però settimo classificato, tavolo finale. Sì, una soddisfazione comunque essere arrivati al tavolo finale, 125 partecipanti, quindi insomma lei contento, bandierina. È la prima esperienza o ne hai già fatte altre? No, avevo già partecipato a un'altra tappa dello Shark, ottimo torneo, bella struttura, buoni giocatori, quindi insomma è stato bello e divertente come sempre. Hai un circolo d'appartenenza? Sì, gioco per il Poker Sportivo Verona. Com'è la situazione del poker nella tua città? Ma ci sono un sacco di sale, quindi si fanno una spietata concorrenza, però insomma alla fine si sta bene. Per te il poker è uno sport, un gioco, un hobby, cosa? È un hobby, sicuramente, sport non molto perché insomma la panza cresce, siamo tutti sempre nervosi, però insomma uno sport mentale? Uno sport mentale, sì, di fisico a poco, però bisogna resistere, è un gioco di resistenza, quello sì. Diciamo che in una maratona come questa anche la resistenza ci vuole, quindi insomma. Sì, resistenza e bisogna allenare i glutei talvolta, però insomma serve un po' tutto. Hai delle carte preferite? Avevo K10, ma visto che mi hanno buttato fuori l'ultima mano con quelle carte, basta. Cosa è successo quella mano? Ero di bottone, c'era solo il grande buio, ho provato a rubare perché i bui erano alti, ho trovato asso e ciao. Tanti quindi saluti. Una mano obbligata però. Mano obbligata, però così è, quindi non c'è problema, dai. Per il resto del torneo le carte le hai viste? Sì e no, cioè è andato abbastanza regolare, non sono stato completamente senza carte, ogni tanto vedevo qualcosa, è stato divertente. Sei un giocatore attendista o aggressivo? Sono abbastanza conservativo e paziente. Quindi non mi definirei proprio aggressivissimo, però insomma, ogni tanto quando ci vuole anche quello. Facciamo un viaggio nel tempo, il primo ricordo del poker. Primo ricordo del poker, mi ero appassionato guardando su Sky le telecronache del buon Caressa, poi avevo cominciato a giocare con un gioco della PlayStation, poi un mio amico mi aveva portato per la prima volta in un circolo, ho vinto, prima volta ho detto bello sto gioco, poi ho continuato. La fortuna dei principianti. Esatto, no, preparazione incredibile mia, no, un po' tutte e due, dai, un po' tutto, più fortuna forse la prima volta, però. Quanto conta la fortuna e quanto la bravura? È una commistione, però diciamo che la fortuna innegabilmente gioca nel gioco, perché è un gioco comunque di carte, però insomma l'esperienza e la tecnica contano, secondo me si riesce a limare anche quella parte di sfortuna per quanto possibile, poi insomma. È un gioco che possono fare tutti il poker? Potenzialmente sì, nel senso che basta che uno abbia 10 dita nelle mani e riesce a giocare, insomma, bene o male. Però insomma, diciamo che un conto è poter giocare, un conto è saper giocare, un po' diverso. Però insomma. Cosa consiglia a chi si vuole avvicinare a questo mondo? Di avvicinarsi comunque con calma e tranquillità, è un gioco, provare insomma a fare qualche free roll, cominciare con cose tranquille, un po' di esperienza e poi ogni tanto anche andare provare qualche torneo un po' più grosso come questi, che insomma è divertente, ti confronti con gli altri giocatori, è bello, è tutta esperienza, bagaglio. Cosa dà il poker live che non dà quello online e viceversa cosa può dare quello online che non dà quello live? Io preferisco indiscutibilmente il live, perché l'online non mi piace più di tanto, preferisco chiacchierare con i giocatori, ridere, scherzare, fare lo scemo, giocare con le fish, vedere in faccia i giocatori, è un po' più umano. Quindi la possibilità di socializzare che da un tavolo che invece non da una piattaforma? Sì, anche. Poi vabbè, ovviamente l'online è più comodo perché puoi giocare da casa in mutande, qua saremmo stati un po' brutti insomma da vedere in mutande noi tutti, visto che il giocatore medio di poker non si distingue per la bellezza in genere, però insomma. Ti immagini tutte le foto in mutande? Sarebbe carino, insomma. Però calcolando che molti sono scaramantici come il mio compagno di stanza che adesso mi odierà per questa dichiarazione, e ha usato le stesse mutande per 2 giorni consecutivi bucate perché portavano fortuna, quindi insomma non sarebbe stato bello vedere le mutande in foto. Ciao Luca. Ma gli hanno portato fortuna? Sì, è arrivato a premio nel main event, quindi insomma tutto almeno sommato, hanno fatto il loro, quindi hanno fatto il loro. C'è qualcuno da casa che vuoi salutare che faceva il tifo per te? Sì, saluto l'amorosa che mi sopporta, si chiama Rossella. Ciao Rossella. Ciao. E basta, poi tutti quelli che mi conoscono, come si dice sempre in questi casi.
Allora spero di rivederti la prossima volta, intanto ti ringrazio tantissimo. Grazie mille a te. Ciao.